E ciao cari, sono Matrix. Signori, bentornati nel canale. È sabato sera, sono le 4:30, quindi è sabato mattina. E io, come ogni cristiano normale, sto editando il video. Cari, vi lascio subito la seconda puntata di Outlast. Vi ricordo, cari, un bel like per l'impegno che ci sto mettendo con questa serie. Ci tengo veramente. Ho letto tutti i vostri commenti, che non devo usare la telecamera, che sono stronzo, che se vede io non dovrò usarla perché se vede, di giocare col joypad. Cari, giocherò col joypad dalla terza puntata, perché mi avete detto che è più fluido se non uso la tastiera. Va contento a ogni modo. Cari, buona visione, ci vediamo, visto che uscirà alle 11 se Dio vuole, ci vediamo oggi alle 14:30 per una grandissima live su Nasson. Oggi, cari, la season finisce, cerchiamo di rushare a Legend, o meglio, di rushare a Top Legend. Bella. Ed eccoci qua. Allora, vediamo un attimo di capire una cosa. Allora, stava scappata quella pazza, no? Quella che ci ha tagliato tutti i coglioni. E io non devo usare la telecamera. Il problema, cari, è che io non lo userei volentieri la telecamera. Se vedessi qualche cazzo, cioè se vedessi qualche cazzo, non il mio caro, altri cazzi, altri, io non la utilizzerei, ma non vedo nulla, mi sono scordato già tutti i tasti, ok. Per nasconderti dietro le piante, ok. Allora, mi avete detto inoltre che in alto a destra, ok, ci sta quella cosa che ti fa capire quell'occhio se i nemici ti vedono o meno. Io ora non vorrei sprecarla, in realtà lo sto facendo però. Però non vedo nulla, cioè non so cos'altro fare. Magari qui dentro c'è sta qualcosa di buono da trovare. No. Ok. Così probabilmente, ditemelo un attimo, se la tengo così non dovrei in teoria sprecare batterie, no? Anche perché dovrebbe essere senza luce, quindi perché dovrei sprecarle? Ok. Puoi sentire attraverso le pareti e localizzare i suoni usando il microfono della tua videocamera. Sempre più difficile se fanno le cose. La tua videocamera è fornita nel microfono. Premi V per sentire attraverso le pareti e localizzare i suoni. No, la luce no! Sempre cose strane questi dicono. Io non so veramente che c'hanno in testa. Allora, prima di tutto vediamo un attimo se c'è qualcosa di... Opera! Di interessante. Non mi sembra. Non mi sembra, quindi posso spegnere la luce. Puoi nasconderti strisciando sotto i letti. Ma come si fa? Così, per l'appunto. Ok. Ora però non ci interessa caro nasconderci, ma ci interessa sapere. Non sento nulla. Sto premendo V ma non sento nulla. Apriamo lentamente. Muoviti indietro per aprire la porta lentamente. Lentamente un cazzo. Non vedo nulla. Non vedo nulla. Ok, probabilmente, cari, vedete? Il suono viene da là. Quindi lo stronzo, infatti, lo vedete lì. Ora io mi occulto. Mi occulto, vedete? Sono occultato. No, veramente sto strigiando come un verme, non sto occultando. Il signore accoglie a braccia aperte il forestiero. Rifugiati nel sangue di Ezechiele. Ma c'è un modo affinché io non venga trucidato da quello stronzo? Senti, raga, a me non mi sembra cattivo questo. Non mi sembra cattivo. Tanto non si può muovere, lo vedete? È impedito, cioè. E no, ma quello no, però quello si sta a muovere. Buon Dio, caro, non vedo niente. Non vedo niente. Facciamo una cosa particolare. No, ma ha visto, non funziona. No, non funziona, non funziona mai. Ho sbagliato, sono un negato a sto gioco. L'abbiamo capito, dai, l'abbiamo capito ormai. L'abbiamo più che capito. Allora, praticamente, ok, ora risparmiamoci tutta la cosa. Allora, abbiamo capito che lui sta là. Ma no, non era là, prima? Era lì. Che cazzo sto? Che sto facendo? No, non mi ritrovo più, non mi ritrovo. Ok, io sono venuto da qua. E in teoria lì c'era... No, ho detto una grande cazzata, raga. Sì, sono fottuto proprio mentalmente, si vede. Vabbè.
Allora, apriamo lentamente. Prima di tutto apriamo la telecamera qua. Apriamo lentamente, ma molto lentamente. Ma è qui davanti, eh? Come posso scappare a lui? Io sono abbastanza sicuro che stando dentro queste frasche non mi possono vedere. Infatti, se vedete in alto a destra, all'occhio non è aperto. Ok, è lì, lo vedete. Il problema è che questo qua, a meno che non sia orbo, come ho fatto a non vedere? Comunque, non ci facciamo queste domande, andiamo avanti. Ok, in teoria non mi dovrebbe vedere, cari. Io non so, mi sono anche cugnato qua. Ma che poi che cazzo dico? Ma visto, no, mi sono alzato per sbaglio. Ho sbagliato io. Non potevo stare. Ho premuto un pulsante e mi sono alzato. Via. Correre, proprio scappare via. Non ho fatto niente. Non ho fatto nulla io. Premi H per curare la ferita. Ma papà di chi? Oh, buon Dio. Sono pazzi tutti quanti. Ma meglio così, per carità. Meglio così. Ma questa batteria me la prendo subito. Cari, sono impazziti tutti. Io non so che è scoppiata una specie di bomba. Quindi io ne approfitto. Stronzo. Ne approfitto e cercherei qualcosa di interessante in queste case. Siate dannati, codardi. Quindi apriamo. Capirai, è chiusa. Entriamo dalla finestra. No, mi sto bruciando col fuoco io. Pensa quanto so coglione. No, dalla finestra non si può entrare. Ok, quindi prima che loro si insaniscano, ce ne andiamo via. Magari qua c'è qualcosa che ci può essere utile. No, qua caro sono arrivato qua. Ciao caro, aspetta. Non so in realtà cosa sia successo. Cioè, ho visto un'esplosione. Mi perdoni caro, ma le passo un attimo qua. È come se fossero ipnotizzati. Bravo caro, quello che ho capito anch'io. Forse ci odi Dio. Beh, secondo me, caro, non è che t'apprezza tanto. Tipo, vedete, questa voce qua, nel senso, sembra che li abbia ipnotizzati. Quindi probabilmente è una voce amica. Pure è semplicemente uno stronzo che sta parlando. Qua che posso fare? Niente io. Non mi sembra che ci sia tipo via di uscita. A meno... Ok, c'è un pertugio qua, ci entriamo subito. E ora Dio ci ha inviato questa donna. Lynn. Ah, la donna è Lynn, giustamente, caro. Black, me l'ho scordato. Togliete le... C'è uno qua davanti. No. E non passo, non posso passare, non posso andare. Che coglione. C'è la porta qua vicino, c'era. Ok. No, ancora ste lettere strane. La vagina del... La vagina dell'inferno era prossima a spalancarsi. Cazzo significa la vagina dell'inferno era pronta a aprire? Vabbè, insomma, basta, non mi interessa la vagina dell'inferno. Ah, simpatico lui, l'ho visto già un'altra volta questo qui. Sblocca la serratura, assolutamente sì. Dai caro, che bisogna andare a salvare Lynn, che la stanno imbavagliando, che ne so che gli stanno a fare. Da apprezzare, cari, che non sto utilizzando la telecamera, seppur io non veda veramente niente. Infatti la utilizzo subito. Ok. Che poi posso tranquillamente andare a switchare così, quando vedo e quando non vedo. Datemi tutto ciò che possiede. Datemi i vostri figli e le loro vite. Datemi tutto. Chiave, non l'avrei mai vista sta chiave se non fosse stata per sta botta di culo. Puoi visualizzare gli oggetti raccolti prendendo tab. No. Quindi probabilmente dovrò utilizzare la chiave.
Oh caro, cosa fa lei qui dentro? Vabbè, non facciamoci queste domande strane. Probabilmente ci dovrebbe stare una specie di porta. Batteria, assolutamente sì. Ci dovrebbe essere una specie di porta. Dove sono finito? Perché non mi riesco a muovere? Perché? Ah, perché sono finito come uno stronzo qua dentro. No, che sbirciare, caro. Non voglio sbirciare, voglio alzarmi io. Come ci sono finito là dentro? Vabbè. E quindi che famo? Oh, caro, ciao. Ah, ok, c'è una specie di lettera qua. Non è una specie, questa è una lettera. Ok, Paul, so che papà Knot ti dà ascolto, quindi ti chiedo di riferirgli una cosa che spero non sia grave come temo. Stamani, prima dell'alba, il leader dei suoi diaconi mi ha fatto una proposta molto ambigua. Dal suo atteggiamento ho intuito che si trattava di un'offerta segreta di natura sessuale. Poiché conosco Val e la sua reputazione, mi sono spaventata e non ho accettato il suo invito. Val si è rivolto a fornire ulteriori spiegazioni e mi ha detto che non ci sono... Ci sono luoghi nei nostri cuori inaccessibili anche a Papa Knot. Anche se, essere sinceri, mi sembrava più interessato ad altre parti del mio corpo. Beh, ho detto a Valle che potevo pensarci. Ho chiesto di tornare questa sera. In verità spero che Knot possa inviare degli uomini. Vabbè, caro, ti voleva in culo Papa Koval. Non è che c'è tanto da dire. Inoltre, peraltro, se sei te, cara, non è che hai fatto una grossa fine. Ok, allora, la batteria chiaramente sta finendo come sempre, ma avete detto giustamente di non utilizzarle subito le batterie. Il problema, cari, è che realmente io non so dove andare, eh? Forse qua? Forse sì. Oh, oh! Ma aiutami un cazzo, caro. Aiutami niente. Ok, sblocca la serratura, ce l'abbiamo fatta. Dì a Papa che non l'ho tradito, che non ho tradito Dio, ho fatto tutto che mi ha chiesto. Dio, amo Papa. E in mezzo è frocio, caro, se qua mi Papa. Ancora sto sa... Ma non è che è questo il Papa? Non è che è questo Papa Knot? Prendi benda, assolutamente. E può essere che c'è solamente la benda qua dentro? Non può essere, dai, che c'è solamente la benda qua dentro. Chiaramente non si vede nulla, quindi... Ok. Poi sto Papa Knot è veramente tanto amato, visto che ce l'hanno tutti. O una specie di santoni che l'ha ipnotizzati a tutti. Pure in realtà non so. Ok, prima di aprire andiamo un attimo al piano di sopra, vediamo se c'è qualcosa che ci possa utile. Puoi nascondersi? Sì, ok, quello che l'abbiamo capito. Altre lettere, si legge solo in questo gioco. Capitolo, la vagina dell'inferno. Ma sto inferno, quante vagine? Ci sta per aprirsi. Ah, ma non si è ancora aperta. Allora non ci interessa senza aperta. Blocca la serratura ed apri. È Lynn questa. Questa è Lynn. Veramente sbloccata. È bloccata. Qua dentro c'è qualcuno. Lo vedete? No, speriamo sia bloccata, che io lì dentro non ci voglio andare. Ma mai nella vita ci voglio andare. Lynn. Ora io vi chiedo questo. Secondo voi se mi lancio muoio? Probabilmente sì, quindi perché farlo? Quindi non lo faccio. Qua c'è gente che stanno a fare di strani. Ok, quindi probabilmente, belli miei, bisogna... Da dove è spuntato Jack Norris? Non l'ho visto. Abbiamo capito, oggi rischiamo di starci una vita. Allora, se io vado là ci sta quello e mi ammazza. Qua è chiusa e non ci posso entrare. E va bene, abbiamo capito, mi sto nervosendo, si nota, no? Allora, io se vado lì, quello mi ammazza. Quello mi trucida, mi fa fuori, mi fa una merda. Allora, se lui corre, io mi devo lanciare di sotto per forza. Mi devo lanciare di sotto per forza. Per forza, non c'è soluzione. Non c'è soluzione alcuna. Non so se mi sono lanciato o mi ha lanciato lui in realtà. Cioè, sono vivo? Sono vivo, sono vivissimo.
Ok, perfetto. Bisognava semplicemente lanciarsi di sotto. Oh, God, Blaine. Ma era era veramente Lin. What the fuck? I don't know. Oh, shit. Hey. We have to run. Right there. Via, via, corriamo. E su, scappiamo subito. Scappiamo subito, cara. Aspettami un attimo che vengo con te. Secondo me Lin a te t'hanno fatto qualcosa di brutalmente sessuale. Non vedo nulla. Ah, oh, God. What is it? My stomach. Lo stomaco. It hurts. Something's wrong. Fuck. Che c'è che non va, cara? Poi peraltro non sto facendo niente io, nel senso, penso sia una specie di filmato. Che Lin qua ci peraltro ci sta scoppando. Questa cara ci stanno dietro. L'ho visto che stanno venendo. Quindi ce ne andiamo, cara, che fanno? Ma questa cammina. Cammina lenta. Io ho capito, cara, che sei male, ma non è che mi possono un culo anche a me. A questa deduzione c'eravamo arrivati molto prima di te. Sei incinta. T'hanno ingravidata. Non vedo nulla. Nulla. Eccola. Siamo fottuti tantissimo. State indietro. No! No! Eccola. Allora, benissimo. Io spero non sia morto per l'ennesima volta oggi, perché mi sono rotto il cazzo. Lasciatela stare, Lin. No, Lin, no, vaffanculo. La stanno facendo. Se la stanno. Sì. Sì, ma anche con estrema brutalità, peraltro. Ah, ma è una cosa di gruppo proprio. Purtroppo non allora cazzo, non sto capendo nulla, perché ma Lin si è deviata di testa? Oh Cristo di Dio. Ma chi è questa? Abbiamo la madre. Ma che poi questo che è maschio o una femmina, non si capisce. Probabilmente è semplicemente frodo, perché. Ecco. Bene. Allora, a me sto video mi ha traviato mentalmente. Non ci ho capito un cazzo. Allora, ora aspetta un attimo, vediamo che fine ha fatto Lin. Sto video probabilmente potrebbe bloccare la crescita. Allora, ok. Black, zitto un attimo, caro, che già ci sto a capire niente. Non ti. Guarda come si muove strano poi. Sei tipo rincoglionito.
Hanno chiamato l'inno madre. E l'anticristo? Ok, questo è l'inno. No, c'ha la barba. L'inno è lì. Ecco, il problema è questo, che io ho visto bene. Cioè, ci stavano sti due tizi che si volevano in groppa all'inno. Poi a una certa sono venuti tipo dei mostri che hanno ammazzato loro e si sono poi ingroppati loro l'in, da quello che ho capito. Anche se, ripeto, il filmato era abbastanza movimentato, non si vedeva. Or dunque, noi, visto che qui c'è poco altro da fare e da vedere, ce ne andiamo via? Da dove? Da qua? O da là? Non mi metto davanti a un bivio, caro, che non so me scegliere. Andiamo qua. Leviamo la telecamera, perché qualcosa si vede. Sperando poi di non tornare nella parte. Ok, no, proviamoci a nascondere un attimo qua. Ok, probabilmente mi vedranno tutta la vita. Tutta la vita. Mannaia la puttana, mannaia. Probabilmente ce l'ho dietro al culo, ma è ovvio. Io scappo. Scappo come se ci fosse un domani, dritto per dritto. Sperando di andare nella posizione corretta. Ma io sto tornando indietro probabilmente da qua. Ah, mi posso nascondere sotto l'acqua, accovacciandoti. No, non mi fa nascondere, non è vero, caro, non mi prende per il culo. Ok, in qualche modo siamo scappati da quelli lì. Il problema è che ce ne sono altri. E vabbè, ma è uno scherzo, come faccio? Non li vedo. Quando ho fatto la giocata, mo? Quando ho fatto la giocata? Eccola, appunto. Ma questi spaccano tutto, mo. Ho fatto una grandissima fuga, ho fatto, cari. Ho fatto una signora fuga. Il problema è che quello sta là, sta. Ok, si può nascondere sotto l'acqua, così possiamo... Ok, riprendere il fiato. Ok. La cosa diventa veramente difficile. Ma non... No. Sì, ma così se non mi ammazza lui, mi ammazzo che vado in apnea. Birciamo? Ok. Ritorniamo sotto l'acqua. Diamo una sbirciatina sopra. Allora vorrei capire dove stanno loro. Qui non mi dà. Via, 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 via. Che probabilmente c'è solamente lui. O perlomeno spero sia così. Io me ne vado tranquilla. Questa porta l'ha scardinata, chiaramente, con una ferocia devastante. Allora, prima che lui torni, io vorrei, prima di tutto, cercare qualcosa che mi possa servire. Siamo fottuti. Siamo fottutissimi. Ok, chiudiamo subito, serriamoci dentro e tra un po' ricarichiamo la cosa. Anche perché qua dentro, cari, non c'è luce, quindi c'è poco da di non la usare. Ricarica, ok. Ma una batteria niente? Manco... Ok, sta qua fuori, sta. Lo sentite, no? Cioè, lo vedete? Allora, il microfono mi dice che là ci sta uno. Qui invece no, ma io probabilmente devo andare là. Ma lui sta proprio là, sta. Come cazzo ci vado là io? Lo vedete? Sta là. Ok, allora lui se ne sta andando verso là. Io apro. Non fa così casino! Ci ha sentito, sì, ci ha sentito. Allora, piano piano. Con estrema... pacatezza, bravo. Ok, quello sta sempre là. Io non... Ma ha preso qualcosa, no?
No, no, perché non ho preso niente. Ecco là, sì, sta là quello lì. Cioè, come posso schivarlo, buon Dio? Qua mi annego. Ecco, m'ha visto. M'ha visto. Sono fottuto. M'ha visto. Ma come facciano? Vai sotto, vai sotto, vai sotto, vai sotto, vai sotto. Zitto, 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 zitto che lo inculiamo. Zitto, zitto. E vabbè, ma è impossibile allora, no? Via, 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 corri caro, corri via verso la libertà, via, via, via! Che culo la ferita che sta dietro quello, che culo la ferita! Si può andare qua sotto? Forse sono scappato. Forse ce l'ho fatta. Un gioco completamente buio, non si capisce niente. Sta là. Quindi se lui sta là, anche se ce ne so più. Vi faccio notare che dopo tutto sto casino siamo tornati all'inizio. Capirai, la telecamera è morta, ma io non c'ho veramente adesso più batterie. E lì è. E lì è, m'ha fottuto. M'ha fottuto perché sta qua dietro. È impossibile che lui non mi veda. The flood will come. The flame blood to destroy them. You rock for it! Ma no, ma come ho visto? Ma non è possibile. Mannaggia. Dio sia benedetto! Il cazzo. Ecco, probabilmente sì. Ah, mi posso muovere. Sempre con sta telecamera di merda. Ok, probabilmente abbiamo un'altra batteria. Il che un attimo ci fa da un respiro di sollievo, perché vi assicuro, cari, che non è facile, perché comunque non si vede assolutamente niente. Questi stanno dappertutto, appena se, appena vi vedono diventano rossi come il toro. Beh, vabbè, io qua sto spegnendo batteria. Il problema è che non capisco dove devo andare, eh? Qua? Ok. Oh, finalmente un po' di luce. Lezione di musica. Jessica. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. Mamma, io sta... I remember this. Ok, questa è... questa è Jessica. Probabilmente, no? How the fuck do I get out of here? Sì, sì, abbiamo capito. Ok, qui probabilmente stiamo sognando come fa Blake di tanto in tanto. Qua possiamo andare... Ok, chiaramente non ci fa andare nella parte dove c'è luce, ma ci fa entrare qua... dove c'è comunque anche luce. Signori, siamo ritornati. Siamo ritornati nella scuola dell'inizio. Quindi qua lui sta sognando ancora. E probabilmente è la scuola di Jessica, dove l'hanno... dove l'hanno uccisa, forse? Caro! Caro! Via, andiamoci via. Via, 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 via. Ma via di brutto. Tieni premuto per interagire. Perché interagisco? Non si vede niente. Aspetti un attimo, caro, che arrivo, eh. Secondo solo. Ma può essere che c'è un'altra uscita? Può essere che... che poi di nuovo, questa... di nuovo sta cazzo di musica di merda che va a crescere. T'affronto, te vengo addosso, te vengo. Mo t'affronto. T'affronto. Quindi...
Continuo, cari, a non capire la situazione, sinceramente. Continuo a non capire perché fa sti sogni strani. E soprattutto dove andare nel mezzo del nulla più assoluto. A posto, perfetto. Eccola, perfetto. Chi è questo? Il profano so io, no? No, no, caro, che profano? No. Ci mettiamo sti occhiali? Che mi stai rincoglionendo? Ma chi è questo? Appunto, Ethan. Bravo, questa sarebbe un'ottima domanda, se mi fai capire. Ma quindi sto Knot entra in tutte le donne che ci stanno? Cioè, dice Knot, basta che queste c'hanno il buco. Quante ne ha ingravidate Knot? Allora, quindi abbiamo capito che in realtà sì, stavamo sognando, ma abbiamo conosciuto Ethan. Ethan chiaramente è un altro che sta fuori di testa, però perlomeno non ci può uccidere. Il che è per lo più positivo. Ma nemmeno troppo, perché guardate in che merda stiamo. Dimmi, caro. Ma chi te l'ha chiesto sta cosa? She was 8 months pregnant, blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? Boo. You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, miss her. Ah, tell okay. Her okay. Okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Ok, va benissimo. Qua possiamo andare? Perché io con Ida non è che ci vorrei sta troppo... Arrivo, caro, arrivo, perdonami. Permesso? Chi è? Che ma... Che succede? Ah, ok, c'è un taglio in testa, perfetto. Scendi in cantina? Beh, una bella proposta questa, ma sinceramente non è che c'ho tanto rimedio da fare, quindi... Si vede niente, manco in cantina. Vabbè, caro, sto a posto allora. Sì, sì, no, sono proprio tranquillo adesso che mi hai detto così. Dormi, perfetto, dormiamo. Ok. Vai, caro, Black, dormi, caro. Intanto c'è sta Ethan che ci sorveglia, quindi stiamo a botte di ferro. Ma Black, ma una volta che tu dormi senza sognare mostri strani, ma non è possibile? Sempre in ansia perennemente stai. Questa sicuramente è quella, la bambina. Jessica. Ecco, questo è un incubo chiaramente. Ok, senti. Sono i mostri. I mostri probabilmente hanno capito che questa è l'infedele e quindi se lo vogliono un culo così come hanno fatto con quell'altra. E come hanno fatto con la moglie, con la bambina, quello si è inculato tutti. Knot si è inculato tutti. Sì, caro, con Knot non ci parli, quello prima che te. Prima che ci parli ti incula. E calla. Perfetto. Fottutissimo. Take your penance.
Accettala, Ethan, caro, accettala, che è giusto così. Se Ethan dite che stiamo qua sotto, siamo fottuti, lo sapete, no? Mo' gli taglia le palle, lei è abituata a far questo. Ecco, appunto. È andato. È andato. Black, non lo prendiamo per il culo che è morto, dai, caro. Allora, per fortuna, Ethan non ha detto a questi che stavamo qua sotto. Il che significa che siamo ancora un po' vivi. Ethan, chissà che c'è rimasto qua. Grazie, caro, sì. So che sei morto, ma mi ha fatto veramente in grosso favore. Allora, ora, continuiamo da qua. Abbiamo capito che... Perché ricasco sotto come uno stronzo? Allora, un po' di tempo l'abbiamo preso. Il fatto è questo. Questa è una batteria? Grazie, grande cosa. E questa è chiaramente una lettera. Paul. Chi è Paul? Devi dire a papà che Anna... Quanti nomi ci stanno, caro? Era malata. E che è vero che è andato a vivere con la madre degli altri sifilitici. Le sue sofferenze erano atroci e le sue piaghe troppo dolorose per essere esaminate. Così l'ho mandata via perché non aveva altra scelta. Devi sapere che non l'avrei mai fatto se ci fosse stata un'alternativa, perché amavo quella ragazza più della mia vita. Non so perché Papa Knot pensi che ci stia mentendo. Che stia mentendo, ma devi convincere che la vita, Dio ti ama. Ah, Ethan l'ha mandata a Paul. Ok, quindi praticamente ha mandato sta lettera per dire che la moglie era malata. Invece, chiaramente abbiamo capito che l'ha fatto solamente per proteggerla. Sto Ethan, caro, è un eroe. Con me la moglie ne ha salvati due. Ora, andiamo avanti. Chiaramente il microfono mi dice sempre che c'è stato qualche stronzo nei paraggi. Ed è esattamente lì, lo vedete infatti che... Il problema grosso è che io devo andare lì. Cioè, dove sta quello? Devo andare lì. E la musica, le sviolinate non è che mi fanno troppo rincuorare. Ok. Destra o sinistra? Nel dubbio destra. Ok, c'è qualcosa lì perché il microfono mi dà... Mamma sigolini quanto mi stanno da fastidio, voi non potete capire. Vedo niente. Dove cazzo, dove mi sono frattato? Non c'è nulla qua. Forse devo andare là. Non mi sembra che da lì noi siamo venuti. Ecco là, infatti, vedi, c'è uno stronzo lì sopra. Nella terraferma il cazzo, vedi che ci stanno i pazzi nella terraferma. Ok, facciamo una cosa così geniale. Passiamogli sotto l'acqua. Cioè, meglio morire affogato Ethan che... Ethan, meglio morire affogato Black che... Quella pazza che ti leva i coglioni, secondo me. Allora, lì c'è uno, chiaramente. Qua c'è uno che... Non mi vede, ma che probabilmente sto rischiando tantissimo facendo così. Dove cazzo devo andare? È probabilmente là. Ok. Qua mi ci gioco i coglioni che è sicuramente chiusa. Infatti c'è proprio il catenaccio, cioè. Allora, ok, devo andare lì. Devo andare lì dove peraltro c'è quel pazzo lì. Facciamo una cosa. Ok. Qui c'è chiaramente uno... Ah, qua peraltro c'era anche la gente che... Ma che sei matto?
Qui c'era anche la gente che guardava, peraltro. Gente con corna. Gente veramente strana. Ma qua hanno fatto proprio... hanno bivaccato, si sono fatti una birra. E hanno visto quelli morti. Ok, comunque, non ci interessa. Beh, noi veniamo da là. Lì sicuramente c'è cosa, c'è qualcosa. No, invece no, c'è niente. Anche perché devo assolutamente attivare questa telecamera che non vedo nulla. Oh, tra un po' la ricarichiamo, caro. Tra un po' la ricarichiamo. Aspetta un secondo che qua c'è qualcosa di interessante sicuro. So sicuro. Lettere. E batteria, ottimo. Perfetto, quindi ho fatto bene andare qua. Capitolo 5. Me ne fotte un cazzo. Basta, si Ezechiele, cazzi vari, Knot e inculamenti generali. Qui c'era... qui prima c'era quel pazzo, non so in realtà dove sia andato, in realtà non è che mi interessa nemmeno troppo saperlo. Ricarichiamo questo e andiamo avanti. Non mi fa muovere qua. Ok. Allora, perfetto, andiamo nel pertugio visto prima, o meglio nel cancello. Ricorda che puoi usare il microfono. Beh, caro, lo sto facendo da quando me l'hai detto, capirai. Che sta succedendo intorno a me? Sono in balia degli eventi che mi stanno scapito. Oh, camadoso. Riprendi tutto, caro, riprendi tutto. Riprendi tutto, per l'amor di Dio, ok. Andiamo? Sono fottuti. Sono fottuto perché lì ci sta gente, ci sta. A meno che non trovo un buco e mi ci ficco dentro, perfetto. E vabbè, come faccio? Come faccio? Mi sta qua davanti, mi sta, come faccio a non vederlo? M'ha visto! M'ha visto! Corri caro, corri caro, via, m'ha visto! Non vedo niente! Pieno di frate! A uno li sono in faccia. Non fa niente. Via, caro. Via, corri. Sto girando intorno a loro, eh. Non so se avete notato. Ok, curiamoci subito. Subito. Ma scusami, cari. Allora non è vero che... cioè... allora, scusatemi, non mi vedono perché il pulsante non è attivo. Sta qua, sta qua davanti, sta. Sta qua davanti, sta. Che poi devo capire anche se c'ho il flash attivo, se loro possono vederlo. Questo ancora non l'ho capito. Sta qua davanti. Eccolo qua, lo vedo. Ok, forse abbiamo capito che... ok, perfetto. Allora, era facile la cosa. Bastava semplicemente scavalcare sta cosa. Ok, cari, ce l'abbiamo fatta. Veramente ci ho impiegato una vita a capire la situazione com'era. E ora probabilmente... ho detto una cazzata. M'ha visto? Ma vi, dove corri, cara? Dove corri? Stai in modo un attimo, sembri un pazzo, sembri. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, ma lui correva così per sport, quindi. Ah, vabbè, allora. È un altro conto. Qua è completamente tutto barricato, non si può entrare da nessuna parte. Qui c'è sangue. E qui c'è uno. Che non m'ha visto, per fortuna mia. Caro, dimmi che qua è aperto e posso entrare. Forse posso passare per il fienile? Ecco, il fienile, caro, qua è. Mi pare.
Il problema è che... Il problema è che lì c'è uno. Vabbè, senti, sai che ti dico? Va vaffanculo, va. Ma che me ne frega a me. Interagisci. Siamo nel fienile che comunque è pieno anche qua di gente. Belli miei cari, va bene, abbiamo capito, ma basta. Il gioco è estremamente difficile perché si vede niente. Quindi seriamente te stai qua e non sai quello che devi fare, perché la telecamera non lo puoi sapere perché si finisce. Quindi sai che fai, prendi, corri e scappa. E chi si è visto, si è visto. Signori, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Seconda puntata, like cari, come sempre ve lo dico, è altamente gradito. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video con Outlast. Bella.